Buongiorno a tutti, a belli e brutti ragazzi. Finalmente si ritorna a vincere dopo una settimana di polemiche tra Napoli e Juventus, polemiche che per me sono inesistenti perché noi abbiamo perso una partita, colpa nostra, colpa del mister, colpa dei giocatori. Non mi appello all'arbitro. Comunque, dopo una settimana di polemiche abbiamo vinto una partita, c'è da dire, sofferta al massimo su un campo difficile. Contro un avversario difficile perché la Lazio, ammettiamolo, fisicamente stava meglio di noi, ma anche tatticamente stava meglio di noi. Ha pareggiato i derby in quella maniera. Comunque, primo tempo, Lazio partita a 1000 ed era prevedibile, partita a 1000, eccetera, eccetera. Poi all'improvviso lampo di Higuaín ha segnato con un gol preso da Cilindro. Gol. Non si sa come cazzo l'ha pescato, ma è stato un tiro incredibile dove Berisha ha le mani ancora bucate. Poi la Lazio ha avuto due occasioni clamorose. Una, non ricordo chi, dove ha preso la traversa e poi Cavanda solo davanti a Rafael, da solo, dimenticato da Callejon, da solo. Ha sbagliato forse perché San Gennaro ha visto la cazzata dei Callejon e ha fatto un fiato, ha fatto rallentare la palla. Secondo tempo, Lazio che sostituisce, sbaglia un centrocampista, qualcosa, e entra Kluse. Comunque la Lazio ha iniziato il secondo tempo come ha finito, attaccando. Però il Napoli è sembrato molto più in palla, molto più attento a chiudere i vari buchi che si potevano creare. La Lazio ha creato, ma anche noi abbiamo creato con Higuaín e Callejon. Higuaín incredibile, invece di tirare poteva passarla a De Guzman che stava libero. Poi abbiamo avuto un'altra occasione lampante di Hamsik che invece di passarla o di tirare una bomba è voluto entrare in aria, non si sa perché. Riguarda Rizzoli, mo alcuni juventini diranno "E voi avete pianto per una settimana". Rizzoli ha fatto una bella partita e chi ha visto tutta la partita e non solo quegli episodi, allora si deve dare a Carling. C'erano due rigori dubbi, uno per la Lazio, uno per il Napoli. Quello del Napoli non c'è assolutamente. Mertens ha fatto troppo il furbone, troppo il buffone e si è buttato. Giusta l'ammonizione per simulazione. Il rigore per la Lazio non c'è, cari signori. E non ho bisogno del regolamento per dirlo. Perché Keita ha tirato dove Albiol e poco dietro Maggio stavano troppo ravvicinati. Come cazzo faceva a togliere la mano Albiol se lo doveva tagliare? Doveva venire un macellaio e tagliare il braccio. Ma questo non si può, cari miei. Poi dicono, ma c'è il doppio tocco. No, quello di Maggio è involontario. Anche lui dovrebbe tagliarsi il braccio. Come fa? Questa è la domanda. Comunque, nel complesso, bravo Rizzoli. Dopo varie polemiche, dove io ho criticato la scelta di Rizzoli, è stato un grande arbitraggio. Complimenti anche ai giocatori che hanno collaborato con l'arbitro. Apro una parentesi sul tifoso laziale, dove a parte i cori, i classici cori del Vesuvio, levali col fuoco. Afamoc, gol di Higuaín, Afamoc, gol di Higuaín. All'uscita di Higuaín hanno buttato di tutto, hanno buttato di tutto. Mamma mia, come sono gentili i laziali, come sono gentili. Quando Higuaín è andato verso la panchina, ha applaudito. Grande, grande Higuaín, grande gesto da campione, grande ironicità. Bravissimi Higuaín. Qua mi devo inchinare, bravo Higuaín. Veniamo ai voti dei giocatori. Partiamo proprio da Higuaín, che a parte il gol non è stato proprio eccezionale, è stato abbastanza egoista, abbastanza nascosto, ha cercato troppo il contatto corpo a corpo. A parte il gol non mi è piaciuto particolarmente. Quelli che mi sono piaciuti abbastanza sono stati Gargano, che si trovava ovunque, dove andava la palla andava lui. Poi mi è piaciuto Strinic, esordi in Serie A, ha mantenuto benissimo Candreva. Non l'ha fatto grossare
una volta. È andato anche a proporsi in fase offensiva ed è una cosa veramente importante rispetto a maggio, ma lasciamo perdere perché maggio si sa com'è. Un'altra nota positiva al Biol Koulibaly, entrambi bravissimi nell'anticipare l'avversario e entrambi bravissimi a colpire di testa sulle palle alte, sono stati veramente eccezionali. Penso che con questo è tutto. Giovedì abbiamo la Coppa Italia, speriamo di non fare la solita figura di merda da sottovalutare l'avversario. Giochiamo in casa, non facciamo figure merda. Ci vediamo molto probabilmente venerdì mattina con il consueto post partita. Guaio, ci vediamo. Forza Napoli, forza, dai, manteniamo sto terzo posto, dai.